Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale. Oggi sono qui con uno special guest, ovvero il protagonista del prossimo film che vi andrò a presentare. Signore e signori, l'uomo invisibile. Buongiorno, signor uomo invisibile. Prego, ci racconti qualcosa a proposito della sua ultima fatica cinematografica? Oh. A parte invisibile, credo che magari sia un po' sordo e magari anche muto. Oppure se ne è semplicemente andato? Boh. Ma passando al film, si tratta di più che un film, una serie di scenette in cui ci sono uno o più uomini invisibili che fanno esattamente ciò che vogliono, quando vogliono, come vogliono, dove vogliono, perché vogliono e basta. Ma senza perderci parole inutili, andiamo a vedere chi è il protagonista di questo film. Nel film potete osservare ben due uomini invisibili, uno con una tutina bianca e l'altro con una tutina nera. Noi principalmente ci occuperemo di quella, anzi totalmente ci occuperemo di quello con la tutina bianca, che è fastidioso come una mosca. Ora vi mostrerò un breve video girato con telecamerine speciali che vi farà vedere l'uomo invisibile mentre testerà la sua invisibilità in uno studio medico e, come potete vedere, risulterà perfettamente invisibile. Per scomparire semplicemente filtra una bottiglietta di tassoni soda attraverso la calzamaglia e, come direbbero i player inside, grazie alla magia dell'editing. Ora, io mi chiedo, ma se a breve diventerai invisibile, ma cosa te ne fai di una calzamaglia bianca? Cioè, sul serio, no? Davvero? Sulla pagina ufficiale dell'uomo invisibile? Ebbene sì, l'ho trovata. Potrete anche leggere il suo slogan. Hai mai sognato di diventare invisibile? Prova solo a immaginare le illimitate possibilità che avresti. Totale discrezione, impunità e farti gli straccazzi tuoi quando vuoi. Ma è solo un sogno? O forse no? Scoprilo adesso. Sì, ok, sotto la parte che ho scritto fatti gli straccazzi tuoi c'era scritto copulare come un riccio, però il senso l'avete capito, no? Attenzione però, non fatevi fregare come purtroppo è successo a me, perché né io né voi potremo mai diventare invisibili. Se vi iscrivete al sito avrete solo la possibilità di vedere scenette dell'uomo invisibile mentre si fa i cazzi suoi a destra, i cazzi suoi a sinistra, insomma, nessuno shop in cui poter comprare la miracolosa cetrata e... sì, è una fregatura. Le protagoniste femminili non sanno neanche di essere riprese, quindi è inutile descriverle. Sappiate solo che potete trovare avvocati, dottori, pazienti, nuotatrici, gente in carriera, fotomodelle, fotocopiatrici, qualsiasi cosa, insomma. Come vi ho detto, non si tratta di un film, ma... oddio, ho trovato anche un film di 1 ora e 45 minuti, però... una palla unica. Principalmente si tratta di varie scenette, tutte diverse l'una dall'altra. Ve ne descrivo qualcuna, giusto per farvi capire di cosa si tratta. Possiamo trovarlo in una stanza d'ospedale con ai piedi un paio di scarpe eleganti. Che classe. Mentre fa volare un'infermiera, la dottoressa è più preoccupata che non rompa le attrezzature piuttosto che chiedersi: come mai la mia collega sta volando? Possiamo trovarlo mentre cerca di infilarsi in un armadietto che evidentemente è troppo piccolo per lui. O ancora in metro, mentre prima cerca di aiutare una donna sofferente e dopo le insegna avanzate tecniche di self-defense. Oppure in ufficio, dopo essersi sgolato una tassoni, quella vera stavolta, non scompare, va a farsi i porci comodi suoi dietro una sua collega. E lei, essendo giapponese, e come tutti noi sappiamo i giapponesi sono un popolo rispettosissimo del prossimo, gli lascia fare quella minchia che vuole, anzi, lo fa sentire veramente invisibile. O mentre cerca di fare lo splendido con un gruppo di ragazzine ma finisce solo con rompere le palle ad un vecchio col volpino. E durante un meeting di lavoro, prima fa pasticciare una lavagna una donna, poi tiene ferma la stessa, mentre lei la cancella mostrando anche estrema gentilezza. O riscoprendosi fan della medicina, esulta e dà dei buffetti sulla testa del dottore, incoraggiandola a dare del suo meglio. Oh, il dottore no però, sta gente sta male.
E ancora mentre stai correndo per strada perché sei in ritardo per il lavoro per un'importantissima lezione di clarinetto, te lo trovi che vuole fare il burro e ti tira una spallata, ti butta a terra, tu ti rialzi e ti guardi in giro e dici: ma che cazzo è stato che mi ha buttato a terra? E ancora mentre hai finito la sessione di pesi in palestra ti senti più pompo di Schwarzenegger, l'unica cosa che vuoi farti è una bella doccia, lui ti fa boom mentre sei nudo col tuo amico in spogliatoio. Tu guardi in giro ma non vedi nessuno che ti dice: oh, ma sei stato te? E ancora mentre stai sistemando il tuo bellissimo negozio di cellulare, lui ti fa fare dling dong alla porta. Sì, proprio con la porta che fa dling dong ogni volta che entra un cliente, tu ti guardi in giro spaesata vedendo se è entrato in qualcuno, ma in realtà è entrato qualcuno, ma tu non lo sai perché lui è invisibile, lui è l'uomo invisibile, ti fissa da dietro, ma tu non te ne accorgi. E ancora mentre pensi: ah, finalmente è arrivata la primavera, senti che caldo che fa, guarda che bella giornata che è venuta fuori. Cioè, mi mettevi 9 pantaloni slenti che mi fanno sudare, vado giù al parco a fare gioco per buttare giù il culone un po' di cellulite. Tanto che voi che incontri, ancora pieno pomeriggio, saranno tutti a lavorare a fare lezioni di clarinetto. E mentre stai preparando l'importantissimo stagio di danza che ti permetterà di diventare l'étoile della scala di Milano o del balletto di Parigi, senti una mano invisibile che ti prende, ma tu sei troppo impegnato con le tue amiche tra un plie e un arabesque. Qui non ci fai neanche più di tanto caso, ma comunque il tuo equilibrio non risente. E sono proprio quei piccoli e impercettibili errori che ti condannano per sempre a una carriera di secondo ordine presso un malfamato teatrino di Tokyo, dove troverai uno spacciatore di zucchero filato che ti sedurrà e abbandonerà con una figlia in grembo. E la tua più alta aspirazione potrà essere andare a letto con lo sceneggiatore della recita dell'asilo, tua figlia che ti permetterà di chiudere la carriera della dancer e magari ci sposerai e avrai proprio un futuro migliore. E dopo che sei fatto una mega giornata c'era a snowboardare a prendere colate sul ghiaccio, l'unica cosa che desideri è metti qualcosa di caldo mentre c'è un po' con la tua amica, di quanto fa figa andare in giro chiotto con la maschera e riesci a posto di giocare da sole, siete entrambi freddolite e indolizzite, ti becchi lui ed un suo amico a cui è passato la tassone, che l'umanità a cui pensate erano lì nella neve a prendere la broncopolmonite, che decidono è giunta allora di darti fastidio, non rischiarsi da prendere, cosa che se solo tu lo sapessi non esisteresti a tirarli sotto con la macchina, e sono sicuro che anche Giulio ti darebbe ragione. E prendetela una pausa. E per finire le scene si concludono con l'uomo invisibile che fa esattamente ciò che avevo censurato nel suo slogan, soddisfando i suoi primordiali istinti da essere umano. Bene, che dire, questo era tutto per quanto riguarda le mirabolanti avventure dell'uomo invisibile. E cosa vi aspettavate da un film del genere? Probabilmente come quello di prima, niente. Probabilmente tanto, ma sta di fatto che quello che è successo è esattamente questo. Per quanto riguarda noi, se avete qualcosa da scrivermi, scrivetemelo pure tranquillamente qua sotto nei commenti, mi farebbe molto piacere e alla prossima!